Però in un contesto dove... Il sindaco non era a corrente, Tortorici, di queste... In un contesto... Io mi sono insediato, già due tentativi, due bandi li avevano fatti, quindi il fatto che loro avessero scelto la privatizzazione era un dato di fatto. Il primo avvenuto il 30 settembre 2004. 2004. 2004. Ma cosa ne pensa lei di queste modifiche che sono state apportate secondo le modifiche, anche allora, per vestire meglio allora, la per essere chiari e non fare anche qui demagogia, il bando è un bando tipo che la regione siciliana, così come tutte le regioni d'Italia, trasmettono agli ATO e in base a questo bando tipo si fa la gara. Che cosa è successo? Partiti da quello. Che siccome, adesso non mi ricordo la data, 2004 forse anche prima, si sono fatti più tentativi, non trovando ovviamente il soggetto interessato, perché uno dei problemi della provincia di Agrigento è che purtroppo non è che è detto che l'acqua sia un business, anzi io sono esattamente contrario che non sia un business in provincia di Agrigento, per la vetustà degli impianti, per i problemi che ci sono ad Agrigento città e quant'altro. Per cui non arrivavano offerte, giustamente l'assemblea dei sindaci, quindi non un soggetto politico, non Fontana, stavo cercando parlamentare a Fontana, l'assemblea dei sindaci, dovendo evidentemente fare la gara d'appalto, perché in tutte le province si stavano facendo le gare d'appalto, ha ovviamente modificato un po' un mando, perché se io faccio un mando e chiedo un curriculum e quel curriculum non mi arriva, cerco di modellare ovviamente la gara d'appalto per rendere anche più appetibile il servizio. Ma questo mi sembra assolutamente legittimo, dovendo la provincia di Agrigento. Ma lei avrebbe ridotto la fiduzione da 35 milioni di euro 37 milioni a allora, 5 milioni. Lì c'è una giustificazione di ordine tecnico su cui però è inutile andare a disquisire. I bandi vengono fatti dagli uffici e hanno tanti dei pareri. Tra l'altro la commissione che ha giudicato l'offerta era una commissione di alto prestigio, dove peraltro mi ricordo che c'era anche un magistrato. Quindi su questo aspetto io credo che nessuno possa. Il politico deve fare il politico, il tecnico deve fare il tecnico. Allora, i bandi non vengono fatti dai politici, i bandi vengono fatti dai funzionari che hanno il compito di redigere, e chiaramente non credo che la riduzione della fiduzione sia stata fatta per avvantaggiare qualcuno, perché altrimenti se voi avete questa certezza fate l'esposto alla Procura della Repubblica, questo è un fatto gravissimo se voi sostenete questo. Siccome conosco queste vicende perché ne abbiamo parlato per 4 anni, ma alla fine un'alternativa alla gestione non c'è mai stata, perché la gestione in house che voi proponete è una gestione secondo la quale 43 comuni devono dire tutti la stessa cosa. Allora, siccome siamo già 5 persone e la pensiamo in modo diverso, si figuri 43 sindaci come possono materialmente mettersi d'accordo. Grazie, quindi signor. È l'unica strada, grazie. Purtroppo quella che non piace a me, certo. Questo non è una, ma purtroppo come si dice, la legge va rispettata e quindi dura l'ex sed l'ex. Io volevo, c'è niente da fare. No, io volevo concentrarmi sull'altra sciacca. Che cosa state facendo voi? Noi siamo dove volete arrivare? Noi vogliamo arrivare intanto a sensibilizzare la gente per far capire, dare l'informazione, perché ripeto, in questo contesto non c'è stata nessuna informazione. Quello che ha detto poc'anzi il sindaco è esattamente quello che sta avvenendo. Cioè io chiedo in maniera esplicita se lui ha mai letto il piano d'ambito. Noi non abbiamo avuto la possibilità perché evidentemente è un qualche cosa che non è così alla portata di tutti, nel senso che c'è un ato idrico, un sito internet che dovrebbe dare tutte le informazioni così immaginabili, ma nessuno riesce a scaricare il piano d'ambito. E siccome non si riesce a scaricare il piano d'ambito e dalla risposta data dal sindaco sembra che il piano d'ambito uno se lo dovrebbe andare a cercare ad Agrigento, mentre a me mi risulta che invece tutti i comuni hanno il piano d'ambito, perché non tanto per avere così documentazione, ma perché se io devo contestare qualcosa alla dirigente acqua devo sapere cosa va a contestare. Dopodiché io dico che, lo dico con chi evidentemente ha una funzione soltanto civica di cercare di capire i meandri della burocrazia, io dico che molto probabilmente i sindaci, nessuno ha letto il contratto di affidamento, perché il contratto di affidamento, come ben detto nell'intervista che ha rilasciato a Controvoce, dice che per poter rescindere un contratto con dirigente acque bisogna che questa abbia tutta una serie di inefficienze tali e gravi in tutti i 43 comuni.
Faccio un esempio: se il Girgenti Acque garantisce un'efficienza di servizio a 10 comuni e agli altri 33 praticamente li tratta, visto che siamo a Sciacca, a pesci in faccia, in pratica questi comuni non possono disattendere il contratto, pena il pagamento di penali grandissime. E da lì è scaturita poi la famosa la battuta. Ecco, ora, se questo è vero, quindi se Girgenti Acque a Sciacca effettua un servizio peggiore dell'ES, dobbiamo tenercelo, non possiamo fare quello che più. Da quello che si vince dal sito, sì. Però io volevo completare, perché poi sulla questione affidamento, bando prima, due, tre, questo mi interessa veramente. A me mi interessa sapere quanto pagheranno l'acqua i cittadini. E questo non lo sappiamo. Questo lo sappiamo. Ed è 1,65 a metro cubo il primo anno. Con certezza. Quindi, come con certezza? Allora, abbiamo con certezza, perché c'è un documento. C'è un documento dell'Agenzia Regionale delle Fiude e delle Acque che fa un'analisi del primo anno e dice chiaramente che la provincia di Agrigento, tra l'altro, il più alto come costo, è 1,65. Noi abbiamo Catania 1,69, Messina 1,09, Caltanissetta 1,25, Trapani 1,27, Siracusa 0,85, Agrigento 1,65, 0,90. Da 0,90 a 1,65. Questo è il primo anno, no, perché poi successivamente 0,90 primi 80 metri cubi su 0,90. Se poi mi dà la possibilità di parlare, do l'elenco. Io il prossimo giro, sì. No, do l'elenco delle tariffe in atto vigente. Il prossimo giro, perché altrimenti ci perdiamo un po'. Oh, facciamo un buco nell'acqua. Sì. Allora, 1,65 significa, a mio criterio, che tra l'altro il primo anno, nel giro di 2-3 anni noi avremo il raddoppio. Ora, tenuto conto di una così anomalia che di fatto è esistente, perché io domando, ma l'EAS attualmente opera o non opera? Quindi Girgenti Acque, in base a una convenzione che io ho avuto comunicato l'altro giorno, in pratica hanno fatto una convenzione fra l'EAS e Girgenti Acque per poter così gestire un po' questa fase. Tutto. Ma mi sembra normale che qua non ci sia una società che venga a prendersi la gestione degli impianti e non pensi di fare così un ufficio che dia le risposte ai cittadini. Io vi invito soltanto a pensare cosa ci vuole per fare una voltura o per fare un contratto. È una di quelle cose che tra l'altro oggi sul sito Agrigento Web andava in quella direzione, di una persona che aveva un problema e per fare la risoluzione di questo problema praticamente ha speso quasi 3.000 euro e quasi 3 mesi di andare a uscire carte ed altro. Bene, questo è il sintomo di un qualche cosa che evidentemente dà l'improvvisazione. Perché, ripeto, perché nella Girgenti Acque ci sono 12 società e nelle 12 società c'è la società che fa impianti, c'è la società che fa pubblicità, cioè c'è gente che praticamente, molto ovviamente, ha fiutato il business dell'acqua e si è fiondata con tutto se stessa. Tra l'altro, l'anomalia che poc'anzi il sindaco diceva della Voltano, che io ripeto, lo dico soltanto per una forma così di informazione, perché a me poi sulle carte, insomma, vorrei che uno andasse piano sulle affermazioni. Vero che il risultato finale dei due ricorsi è andato negativo, ma se uno va a leggere, uno addirittura è del lato idrico. E praticamente si legge nelle carte che il lato idrico va contro praticamente l'Agenzia delle Acque e anche al Girgenti Acque, e stranamente poi all'interno dello stesso lato idrico, cui fa parte Agrigento, c'è la Voltano che chiede praticamente che venga così annullato il provvedimento stesso, in quanto diciamo parte in casa. Qui ci troviamo Agrigento che fa parte del lato idrico, praticamente propone il ricorso e poi all'interno del ricorso lui come componente della Voltano dice no, buttatelo fuori. Ecco, questa è una delle quelle cose che succede solo nella provincia di Agrigento, in altre cose no.